Uffa, l'idea del piccione viaggiatore era buona, ma voglio sentire la voce di Roberta. Hai letto il cartello? Vietata l'entrata a massimo. Piccolo, piccolo, lo so che sei arrabbiato con me, ma devi cercare di capire. Se state discutendo me ne vado. Non voglio che nessuno mi rovini questo momento eccezionale, d'accordo? No, 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 resta anche tu, ti prego, perché ragazzi, dovete aiutarmi. Senti, Massimo, non ti voglio aiutare, non lo meriti, capisci? Ma che stai combinando con Flor? Ti crede un idraulico? Mi crolla un mito. Mi vergogno di te. Allora, cerchiamo di capirci. Con Delfina io ci parlerò, ve lo assicuro. E Roberta? Hai ragione, me ne occupo io, sta tranquillo. Sai, Massimo, su certe cose sei proprio un grande, ma su altre sei un bambino. Dimmi perché stai facendo tutto questo a Flor. Perché l'amo. L'amo con tutto il mio cuore. Per questo vi prego, non ditele niente. L'ha detto anche Greenberg, non dobbiamo dirle niente. Non dipende da me, assolutamente. Va bene, puoi stare tranquillo, ma noi faremo pace solo quando caccerai la strega da questa casa. D'accordo, ho capito, sì. Volevo dirti, se ti ricordi, che devo parlarti di quella cosa quando hai un momento per me. Sì, sì, ne parliamo dopo, sì. Non ci crederai, Massimo. Ah, piccolo Thomas, la che vita. Che fai? Che bella. Cosa ti prende? A me? La vita, ecco che mi prende. Ah, e che fai adesso? Chiamo Roberto. Che? No, no, il telefono no. Devo chiamare un amico, ora neanche serve a me. Neanche per sogno, devo chiamare prima che inizi il cartone. Mazzoso. Certo, ma stai zitto. Pronto? Roberta, sono Thomas. Thomas! Era ora, mi mancavi. Allora quando torni? E chi lo sa? Roberta, dimmi, ti ha cacciato la strega? Non lo so, ma ora ho paura di vederla. Dai! Flor, sei qui? Parli del diavolo? Con chi stai parlando? Con Roberta, voglio che torni, è chiaro? Ah, dammela, ciao Robertina, come stai tesoro? Deve essere duro lì con la mamma, no? Bene, non avrai certo intenzione di tornare? Dammi su! No, no, no. Molto bene, bravissima, perché altrimenti... Zitta, dammi quel telefono! Povero Thomas! Allora, me lo lasci! Non ci provare, ti ho già detto che non torno! Mi fa un enorme piacere. Basta, se ti passo dammelo. Subito Thomas, altrimenti mi strappa un orecchio. Ciao, ciao amore. Ascolta, voglio che torni. Cerca di avere pazienza, Thomas. Andrà tutto bene. Ma io volevo vedere il nostro cartone con te, sta iniziando adesso. Lo sto seguendo, è bellissimo, vero? Sì, è vero, è come se lo vedessimo insieme. Hai visto che paesaggi in Amazzonia? Sì, a me piace moltissimo il protagonista. Guardiamolo insieme, dai, sta iniziando. D'accordo, attacchiamo allora. Ti voglio bene. Sì, anch'io, sai. E così avrò l'impressione di averti vicino. No, no, non guardarmi, la cuffia mi sta malissimo. Che dici? Ti sta molto bene, non te la levare. Strano che ti sia passata la fobia della piscina. Di cosa parli? Dell'incidente che mi hai raccontato, non era in piscina? Ah, sì, ma no, nessun trauma. Scusami, prego. Solo un attimo. Pronto? Sono zio Esteban. Zio, che succede? Vorrei saperlo. Sta con te? È lì? Di chi parli? Oh, di tua cugina. Se n'è andata, è con te, no? No, assolutamente, come se n'è andata? Non fare il furbo, lo sai molto bene. Zio, non so di che cosa parli, Olivia non è qua. Non coprirla. E fai in modo che prenda il primo aereo, chiaro? O ti riterrò responsabile. Senti, fatti vedere da un medico, mi hai stancato. Vedi, avevo ragione. Torna il tuo amore impossibile e subito ti dimentichi di me. No, 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 che c'entra, no? Senti, conosco gli uomini. Te poi è come se ti conoscessi da sempre. Questa ragazza ti piace tanto. Non è così. Ora mi credi.
Non sai che affari si è messa a fare ricca signora tedesca che io conoscere. E ogni giorno di più... Che bello, Greta. Ma tu non ascolti. No, scusa, ho la testa altrove. Penso a questo fantasma di Massimo che tutti mi nominano, tutti conoscono. E io non l'ho mai visto in nessuna foto, non l'ho mai incontrato. Sto diventando pazza. Nein. Dottor Greenberg dire che questo succede ogni tanto. Non dovere stare preoccupata. Come viene, andarsene. Non ce la faccio più, lo devo conoscere ora. Nein, non stare in casa ora. Meglio togliere il problema da testa, uscire, rilassarsi. Questo essere buono. In effetti esco con l'idraulico. Come? Con idraulico? Sì, stai tranquilla, però è un tipo un po' strano. Il tipico ragazzo che ti riempie di complimenti, però è così carino. Ma... mi sentivo così strana con la testa tra le nuvole e all'improvviso... Attenta! Che nervi! Avete visto Massimo? Nein, Massimo non è... Magari. Gli uomini che usano le donne sono i peggiori. Ti rendi conto? Questo non lo sopporto. Greta, quando lo vedi, gli dici che lo cerco, per favore, eh? No, poverina, ha ragione. Questo Massimo è davvero terribile. Spero di non incontrarlo, Greta, perché gli direi un paio di cosette che non gli farebbero piacere, davvero. Sì, signore, ora glielo porto. Con chi parli? Con il mio signore, Massimo. Ah, e quindi il nostro caro signor Massimo che fa soffrire le donne se ne sta nel suo studio in pancioli, eh? Ma adesso mi sentirà. Nein, Floricienta, no. Lasciami passare, Greta, so quello che faccio. No. Ora mi sente questo mostro. Chissà che faccia. Giulio Melarossa, che ci fai qui? Che cosa aggiusti? Ciao. Beh, sì, controllavo, pare che non funzioni, qui, forse è una perdita di acqua da qualche parte, visto come siamo noi idraulici, siamo pingoli. Questa la tana del lupo cattivo. Mi hanno detto che era qui. No, era qui, ma se n'è andato. E dove? Io sono un semplice idraulico, non saprei proprio, sai. Sarai pure un idraulico, ma lui deve essere un mostro orrendo, con una brutta faccia da cattiva persona. Sì, è proprio così che immagino questo Massimo, un brutto tipo. Flora, senti, vuoi ancora uscire con me? Che ne dici? Ti va? Certo che voglio. Bene, allora prendo le mie cose, eh? Sei d'accordo? Va bene? Che coppia noi due, eh? Sempre lo stesso giochetto. Ci giriamo intorno, ma alla fine arriviamo sempre allo stesso punto. Non capisco. Ah, ora fai l'innocente, invece capisci benissimo. Senti, perché non arriviamo al dunque, eh? Ehi, ti piace giocare? Che cosa ti prende? Niente, mi sento un po' a disagio. È colpa mia. No, ma non mi piace proprio questa situazione. Non ti arrabbiare. Mi prendi in giro? Tu... sai cosa sei? Sei un ipocrita, ecco chi sei. Mi fai credere delle cose e poi mi lasci nel dubbio. Mi hai staccato, davvero. Ecco. Dici sul serio? Sì. Con Sulema? Sì, ma non dire niente. Ma certo, non dirò niente, però devi raccontarmi tutto quello che è successo. Vuoi sapere tutto quello che è successo? Certo. Ma io ti dico quello che non è successo. Te lo chiedo per favore, Nicolas, non lo proteggere, perché Massimo è un mascalzone. D'accordo, non mentirò, però... non è un santo, però alla fine però è anche niente, tu. Niente, non merita il minimo rispetto, che... Stai bene. Ti senti bene, Flo? Sì, è come se avessi dimenticato qualcosa. Beh, effetti è proprio così. Quanta esagerata. Va a tranquillizzarla, altrimenti la elimino quella ragazza. Davvero, non la sopporto più. Sono un grande, bravo. Me li merito tutti. Martin, che parla con l'idraulico. Complimenti. Adesso però devi pensare a come affrontare Marina, eh? Marina? Sì. Già, è vero. Sinceramente non so cosa fare. Io amo Marina, capisci? Con Sulema però è tutto diverso. È un'altra cosa. Con Sulema è diverso, eh? Ma che razza di consigli dai a una creatura che porta ancora il pannolino? Ma perché ti arrabbi? È normale, Massimo. Ma mi capisci? No, è normale. Massimo mi capisce. No, un altro Massimo. Ora ci penso io. Massimo, sai che cosa ti faccio? No, quello che il ragazzo sta cercando di dire e è che... E tu non ti mischiare, sei qui per riparare un tubo, quindi zitto. Quanto a te, caro mio, niente più uscite notturne, niente più pub, niente. Quale di pub? Niente. Un pub, in realtà. Un pub normale come tutti gli altri. Non è affatto vero, ci abbiamo messo il cuore, è una palestra mia, che però fruttava poco, così è diventato un pub che gestisce Franco. È bellissimo, però è un segreto. Un segreto? Sì, è un segreto, se le streghe ci scoprono ci uccidono.
È un'idea carina, no? Sì. Io vado ad aggiustare il tubo. Bene. Con permesso. Permesso, sì. A dopo. Vado anch'io. No, tu non vai da nessuna parte, carino. Noi due dobbiamo fare un bel discorso. Flor, tu non puoi capire perché sei una donna, ma Massimo sì che mi capisce. Oh, Massimo mi capisce, ma io questo lo rovino. Staremo a vedere chi porta i pantaloni in questa casa. Si può sapere che vuoi? Abbassa il tono, Franco. Quale ramanzine le faccio io? Finché non annulli il matrimonio con Delfina, niente rimproveri. Questo è un altro discorso. Io voglio sapere del pub segreto che gestite voi, signorini. Come lo sai? Non è questo il problema. Sono il vostro tutore, sono l'ultimo a sapere le cose e questo non va bene. E in più voi mi mentite. Proprio tu mi parli di mentire. Ma se ti sposi con Delfina, ma dai. Franco, ascolta, questo non ha niente a che fare con voi. Tutto ha a che fare con noi. Non ti devi più intromettere nelle mie cose, non ne hai il diritto. Non provo più rispetto per te. Senti, ha chiamato il padre di Olivia. Che cosa è successo? È lì con te? No, non sta qui. Lo zio ha chiamato anche me. Ma a te che te ne importa dove sta Olivia, eh? Senti, ora ho delle cose da fare, ti saluto. Franco, non fare il bambino. Franco, no, non attaccare, Franco! Non gridare al mio Franco, dammi il telefono. No, stavo parlando con il mio socio. Sì, anche lui si chiama Franco e ha tanti problemi che neanche ti immagini. Più di me? Non ci credo. Se contassi le cose che sto venendo a sapere di questo Massimo, se lo prendo lo uccido. Ma lo sai che si è complimentato con Martin per tutto quello che il ragazzo sta combinando? Ma ti sembra normale? Questo Massimo è un tipo che lascia tanto, ma tanto a desiderare. Flor. Cambiamo discorso, hai finito? Possiamo uscire? Sì, allora certo, andiamo, certo. Dai. Ottima idea. Muoviti. Grazie. Olivia, ti capisco perfettamente. Ma sei stata una pazza a tornare. Ascolta, non voglio portarti sfortuna. Ma hai pensato a dove vivrai? Dove lavorerai? Che cosa hai deciso di fare? Non mi sono mai posta queste domande, altrimenti non sarei qui. Ho agito d'impulso. Per Franco! Ma ora che sta con quella ragazza va tutto male. Io non so che cosa fare. Vieni. Sta tranquilla, va tutto bene. Maria? Ehi, Maria! Che hai? Perché piangi? Non ne voglio parlare. Ehi, no, tesoro! Cosa c'è? È per Franco. Franco? Ma che ti ha fatto? Niente, tutto, non lo so. Mi piace tanto anche io a lui. Oggi eravamo in piscina. E cosa? Dai, raccontami tutto! Io non ce la faccio, ho paura. Ma paura di che? Franco è dolce. Sì, lo so, però mi vergogno tanto. Non so che cosa può succedere. Ma Maria, è facile, devi prenderlo e parlarci. Valentina, io ho 15 anni, non 18. Mai avuto un ragazzo, neanche un bacio.